Buonasera. Dunque, analizzato l'inquadramento normativo, passiamo ora all'aspetto più tecnico della materia e vediamo quali sono le principali categorie di imballaggi e come vanno etichettati, cioè quali sono le informazioni che dobbiamo comunicare e come vanno comunicate queste informazioni. Partiamo dagli imballaggi multicomponente. Quali sono? Ve lo dice la parola. Sono quegli imballaggi costituiti da più componenti, separabili manualmente. Ciascuna componente andrà identificata e classificata ai sensi della decisione 129 del 97. Cosa si intende per separabili manualmente? Una componente è separabile manualmente tutte le volte in cui si può separare completamente dal corpo principale. Sono fatti salvi eventuali residui di materiale che rimangono attaccati al corpo principale oppure alla componente a seguito della separazione, senza rischi per la salute e l'incolumità dell'utilizzatore con il solo utilizzo delle mani. Deve essere una separazione agevole e deve essere una separazione non pericolosa. Cosa dobbiamo fare quando abbiamo un imballaggio costituito da un corpo principale e da delle componenti accessorie non separabili manualmente? Queste componenti non vanno considerate. Quindi l'imballaggio dovrà essere etichettato in base al materiale di composizione del corpo principale, con le indicazioni, quindi con la codifica alfanumerica prevista dal materiale di composizione del corpo principale e le indicazioni sulla raccolta del materiale del corpo principale. Se vogliamo, sulla componente non separabile possiamo riportare la codifica alfanumerica identificativa del materiale di composizione, ma mai le indicazioni sulla raccolta. La ragione è che non si vuole indurre il consumatore a porre in essere delle operazioni che possono essere pericolose per lui al fine di separare queste componenti. Come vanno etichettati gli imballaggi multicomponente? Allora, come ogni tipo di imballaggio, occorre distinguere dal circuito di destinazione, se B2B o B2C. Ci sono le informazioni obbligatorie che abbiamo visto, sono quelle dettate dall'articolo 219,5 del testo unico ambiente e sono la codifica alfanumerica identificativa del materiale di composizione, obbligatoria per entrambi i canali e le indicazioni sulla raccolta obbligatorie per il solo canale B2C, cioè per quegli imballaggi destinati al consumatore finale. Ci sono poi delle informazioni che CONAI, le linee guida di CONAI, definiscono altamente consigliate e consigliate, che servono per rendere l'informazione più, la comunicazione più efficace oppure per una raccolta differenziata di qualità. Per quanto riguarda gli imballaggi multicomponente, quindi ogni componente andrà individuata. Per ogni componente bisognerà riportare la codifica alfanumerica identificativa del materiale e le indicazioni sulla raccolta. Per quanto riguarda le indicazioni sulla raccolta, come possono essere date? O scrivere raccolta unita alla famiglia di materiale prevalente in peso, oppure individuare la famiglia di materiale prevalente in peso insieme alla dicitura raccolta differenziata e invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio comune. Come ho detto, ogni componente va etichettata, però se questo non è possibile per motivi di spazio, l'etichettatura previa identificazione di ogni componente potrà essere riportata sull'imballaggio principale o sull'imballaggio di presentazione. Questo è uno schema di etichetta di un imballaggio destinato al consumatore finale. Dunque, vedete che le informazioni obbligatorie e necessarie sono la codifica alfanumerica prevista dalla decisione 129 del 97 e le indicazioni sulla raccolta. Tutte le altre informazioni sono volontarie, altamente consigliate per quanto riguarda gli imballaggi multicomponente, l'identificazione della tipologia, bottiglia, flacone, etichetta. Consigliate per una raccolta differenziata di qualità, ad esempio, svuota l'imballaggio, schiaccialo per il verso lungo, separa l'etichetta, ovviamente, qualora separabile. Per quanto riguarda gli imballaggi destinati al circuito B2B, l'unica informazione obbligatoria invece è la codifica alfanumerica identificativa del materiale di composizione. Alcuni esempi. Dunque, un imballaggio in carta con componente in plastica non separabile. La componente in plastica, non essendo separabile, non andrà considerata.
Quindi la codifica alfanumerica sarà quella della carta, PAP21, e anche le indicazioni per quanto riguarda la raccolta seguiranno la carta, raccolta carta oppure carta raccolta differenziata. Bomboletta aerosol in acciaio con chiusura in plastica. Qui abbiamo due componenti, la bomboletta e la chiusura, e vediamo come per ciascuna di esse viene riportata la codifica alfanumerica. FE40 PP5 e le indicazioni sulla raccolta differenziata, acciaio, plastica. Bottiglia in plastica con tappo in plastica e etichetta non separabile. Di nuovo, questa volta l'etichetta, non essendo separabile, non andrà etichettata. Dovremo etichettare solo la bottiglia e il tappo. Viceversa, se l'etichetta è separabile, andrà etichettata anch'essa. Tra l'altro, qua vediamo che vengono anche riportate delle informazioni consigliate volte ad una raccolta differenziata di qualità, ad esempio, schiaccia la bottiglia sul lato lungo e non separare il tappo. Sono informazioni volontarie queste. L'imballaggio multipack è l'esempio tipico dell'imballaggio multicomponente. Qui, se possibile, di nuovo, l'etichetta andrà riportata su ogni componente, quindi le due etichette per il cartone interfalda e per i singoli barattoli, viceversa un'unica etichetta previa identificazione delle singole componenti. Sembra complicato, ma poi di fatto vedrete che pian piano. Gli imballaggi composti, quali sono? Sono anche dei tipoli accoppiati e multistrato, sono quegli imballaggi costituiti da più materiali non separabili manualmente. Sono quegli imballaggi frutto di un vero e proprio trattamento o accoppiamento di materiali, trattamento come la metallizzazione, la laminazione, la laccatura. Come vanno etichettati? Qui dobbiamo fare ricorso all'allegato 7 della decisione 129 del 97, che prevede proprio delle codifiche alfanumeriche in base al materiale prevalente in peso e ai materiali secondari. Come è strutturato questo allegato? Una prima colonna che prevede vari tipi di accoppiamenti di materiali: carta più metalli, carta più latta, plastica più alluminio. La colonna delle abbreviazioni, che ovviamente nell'allegato non vengono riportate perché poi nella pratica sarà l'abbreviazione del materiale prevalente in peso, e un codice numerico diverso a seconda del tipo di accoppiamento. Come si struttura questa codifica? C, che sta per composto, slash, l'abbreviazione prevista per il materiale prevalente in peso e il codice numerico previsto dall'allegato 7 per quel tipo di accoppiamento di materiali. Attenzione alla soglia del 5% per quanto riguarda gli imballaggi composti. Tutte le volte in cui il peso del o dei materiali secondari è inferiore al 5% del peso complessivo dell'imballaggio, questi materiali secondari non andranno considerati. L'imballaggio andrà quindi etichettato come se fosse un imballaggio monomateriale. Quindi assegnandogli la codifica alfanumerica prevista dall'allegato relativo al materiale di composizione del materiale prevalente. Viceversa, se il peso dei materiali secondari sarà superiore al 5%, andrà etichettato utilizzando l'allegato 7 della decisione 129 del 97. Questo discorso vale anche nel caso in cui i materiali secondari siano più di uno. E l'importante è che la somma dei pesi di questi materiali secondari superi il 5% del peso complessivo. Quindi, se avete un imballaggio composto da plastica, carta più acciaio, e la carta e l'acciaio singolarmente prese hanno una percentuale di peso inferiore al 5%, non importa, ciò che conta è la somma dei loro pesi. Vediamo alcuni esempi. Un astuccio in carta con coating plastico con peso inferiore al 5%. La componente plastica, avendo un peso inferiore al 5%, non andrà considerata. Quindi l'astuccio andrà etichettato seguendo solo le indicazioni previste dalla decisione 129 del 97 relativamente alla carta per quanto riguarda la codifica alfanumerica, PAP21, e anche le indicazioni sulla raccolta differenziata seguiranno la carta. Viceversa, abbiamo un sacchetto composto da plastica più alluminio. Questo sacchetto è composto da 40% LDPE, 30% PET,
30% alluminio. Vediamo che la componente prevalente è quella plastica, perché l'LDPE e il PET sono due polimeri plastici. Quindi LDPE, che è il polimero plastico presente in percentuale maggiore, 90, che è il codice numerico previsto per l'accoppiamento plastica più alluminio. Le indicazioni sulla raccolta differenziata seguiranno il materiale prevalente in peso, quindi la plastica. Ci sono alcune eccezioni a questa regola generale per la quale gli imballaggi composti vanno etichettati seguendo l'allegato 7. Partiamo dai materiali non previsti dalla decisione 129 del 97. Se abbiamo un imballaggio composto da carta, acciaio, alluminio, accoppiato o trattato, con un altro materiale diverso non previsto dalla decisione, questo materiale diverso non andrà considerato. Quindi l'imballaggio andrà etichettato alla stregua di un imballaggio monomateriale, quindi con la codifica alfanumerica prevista da quell'allegato della decisione relativo a quello specifico materiale. Quindi un'interfalda in cartone con colla, anche se la colla ha un peso superiore al 5% del peso totale dell'imballaggio. Non essendo la colla uno dei materiali previsti dalla decisione 129 del 97, questa non andrà co considerata. Quindi l'interfalda andrà etichettata come PAP21 raccolta carta, proprio come se la colla non ci fosse. Stessa cosa, sacchetto in plastica con inchiostri, col peso maggiore del 5% del peso totale. Di nuovo l'inchiostro è un materiale non previsto dalla decisione e di nuovo non andrà considerato. Quindi andrà codificato come un semplice sacchetto in plastica con le indicazioni sulla raccolta differenziata previste per la plastica. Anche qui vediamo che vengono date quelle informazioni consigliate per una raccolta differenziata di qualità, svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta. Altra eccezione sono i multistrato in plastica, cioè quegli imballaggi costituiti da più polimeri previsti dalla decisione 129 del 97. Questi andranno sotto il codice 7, che è il primo codice successivo ai sei polimeri previsti dall'allegato relativo agli imballaggi in plastica. Se vogliamo dare delle informazioni ulteriori, si può seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI 11469, che prevede la possibilità di riportare le abbreviazioni dei polimeri di composizione scritti fra i simboli maggiore e minore interposti dal segno più. Quindi un multistrato composto da PET più HDPE potrà essere identificato in questo modo: maggiore PET più HDPE minore 7. Il codice 7 però andrà sempre riportato. Quindi un sacchetto in plastica multistrato con chiusura in plastica. Questo tra l'altro, oltre ad essere un imballaggio composto, è anche un imballaggio multicomponente perché ha il sacchetto e il tappo. Però il sacchetto, che è un multistrato in plastica, andrà codificato con il codice 7. Se vogliamo precisare, potremo mettere LDPE maggiore, LDPE più PP minore 7, raccolta plastica di nuovo. Polimeri per cui non è prevista una specifica codifica nella decisione. Questo perché la decisione 129 del 97 prevede solo 6 tipi di polimeri. In realtà però i polimeri utilizzati oggi per la realizzazione di imballaggi in plastica sono tantissimi e sono destinati ad aumentare. Quindi, di nuovo, questi andranno codificati con il codice 7, ma anche qui, se vogliamo precisare, ci sono alcuni suggerimenti. Dunque, si può accompagnare il codice 7 all'abbreviazione del nome del polimero, come prevista dalla norma tecnica 10431. Quindi, se abbiamo un imballaggio in poliammide, questo potrà essere identificato PA7. Oppure riportare il nome per esteso del materiale plastico o la sigla comunemente utilizzata nella prassi di mercato. Un imballaggio in idrato di cellulosa potrà essere identificato con cellophane 7, oppure un imballaggio in PET modificato come il PETG potrà essere identificato come PETG 7. Altro caso particolare sono gli imballaggi plastici in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma tecnica 13432, che non prevede alcuna codifica per questi imballaggi, nemmeno nelle norme UNI.
In questi casi si consiglia di accompagnare al codice 7 la dicitura plastica compostabile. Infine, ultimo caso particolare, quello degli imballaggi composti con una composizione, una percentuale di materiale cellulosico inferiore al 60%. Questa è una percentuale che compromette molto la riciclabilità di questi imballaggi. Si è visto che su 100 kg di questi imballaggi, per il riciclaggio di 100 kg di questi imballaggi, si producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato, più un enorme consumo di acqua e energia elettrica, quindi con un forte impatto sull'ambiente. Per questo motivo il consiglio in questi casi alle aziende e ai produttori è quello di suggerire al consumatore di conferire questi imballaggi nella raccolta indifferenziata. Quindi, se abbiamo un imballaggio composto a prevalenza carta, ma con una percentuale di materiale cellulosico inferiore al 60%, per quanto riguarda la codifica alfanumerica, bisognerà sempre fare ricorso all'allegato 7. C, PAP, perché il materiale prevalente è la carta, 84, in questo caso era un imballaggio composto da carta più plastica, e 84 il codice previsto per questo accoppiamento di materiali. Ma per quanto riguarda le indicazioni sulla raccolta, suggerire il conferimento a raccolta indifferenziata. Viceversa, se la percentuale di materiale cellulosico sarà superiore al 60%, questo imballaggio potrà essere riciclato con la raccolta carta, quindi suggerire il conferimento e raccolta differenziata a carta. Infine, ma non per importanza, gli imballaggi biodegradabili e compostabili. Quali sono? Sono quelli conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 13432. Questa è una norma tecnica italiana che si armonizza con le disposizioni comunitarie e che stabilisce quali sono i requisiti che deve possedere un imballaggio per poter essere recuperato mediante compostaggio e biodegradazione. Che cosa deve riportare l'etichetta di un imballaggio biodegradabile e compostabile? Oltre alle informazioni previste dall'articolo 219,5 del testo unico ambiente, quindi la codifica alfanumerica identificativa del materiale di composizione e le indicazioni sulla raccolta differenziata, questa etichetta dovrà menzionare esplicitamente la conformità a questa norma tecnica, dovrà proprio essere scritto. Dovranno essere riportati elementi utili per poter identificare il produttore e il certificatore, perché la conformità a queste norme tecniche viene rilasciata da degli organismi di parte terza accreditati, e dovranno essere fornite idonee istruzioni al consumatore per il conferimento di questi circuiti nella raccolta differenziata e nel riciclo dei rifiuti organici.